Questa mattina il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato le scuole della provincia di Teramo insieme all'assessore regionale Pietro Quaresimale. Il ministro si è fermato prima al Convitto nazionale, poi a Civitella del Tronto ed infine a Campli, sottolineando gli investimenti in Regione Abruzzo dal 2022 ad oggi e facendo particolare riferimento ad Agenda Sud. Però non possiamo accettare che le regioni del Mezzogiorno d'Italia siano penalizzate e gli studenti che abitano in certe aree del paese non abbiano le stesse opportunità formative. Dunque abbiamo coinvolto ben 120 scuole primarie con uno stanziamento di oltre 12 milioni di euro per il piano di Agenda Sud, specificamente per il Mezzogiorno, e poi abbiamo anche individuato alcune scuole superiori in cui attiveremo i famosi 10 punti di Agenda Sud. Abbiamo anche varato una norma che dà degli sgravi fiscali a quegli insegnanti che accettano di svolgere le loro funzioni nelle scuole di montagna. Poi c'è il tema dello sviluppo della filiera. Devo dire, mi fa molto piacere che alcune scuole abruzzesi hanno accolto l'invito del Ministero di aderire alla sperimentazione della riforma dell'istruzione tecnico-professionale, così come anche alcune scuole abruzzesi hanno aderito al liceo del Made in Italy, d'intesa proprio con la regione Abruzzo e con lo splendido rapporto che c'è con l'assessorato e con l'assessore Quaresimale, abbiamo deciso di potenziare tutto il percorso degli ITS. Ministro inoltre ha anche fatto riferimento su quanto si sta mettendo in campo per le violenze contro professori e dirigenti scolastici. L'ultimo episodio ieri a Cosenza. Il Ministero, lo Stato, il Governo è vicino al personale scolastico nei confronti di qualsiasi atto di aggressione. Vogliamo che si sappia che d'ora in poi i docenti, i dirigenti scolastici, ma tutto il personale della scuola non saranno più lasciati soli. Non solo, già in alcuni casi abbiamo attivato l'avvocatura dello Stato perché difenda legalmente il personale scolastico aggredito, quindi non dovranno più pagarsi l'avvocato, ma anche io intendo fermamente sviluppare questa ipotesi. Se si aggredisce un docente, se si aggredisce un preside, c'è un danno di immagine, è lo Stato che viene danneggiato e allora lo Stato deve poter agire nei confronti, civilmente, nei confronti dell'aggressore per chiedere i danni da immagine che lo Stato ha subito. Importante per l'assessore Quaresimale l'incontro con il ministro, soprattutto dopo un periodo difficile come quello della pandemia, che ha portato anche a degli abbandoni scolastici. Vogliamo mettere in evidenza tutte le misure che stiamo mettendo in campo per cercare di ampliare le offerte formative delle scuole. È di fondamentale importanza la formazione. Poi noi abbiamo investito molto sull'FSE mettendo una somma di 12 milioni di euro e poi anche sullo 06 per permettere a tutti di accedere agli asili nido abbassando le tariffe. Poi la fondamentale importanza dell'edilizia scolastica, stiamo puntando tantissimo affinché tutti gli edifici siano sicuri.